E allora, signori, buonasera! Viva la Rai, che fa crescere strani, viva la Rai! Benvenuti tutti ragazzi a una nuova puntata di Ale Quale Show. Oh, eccoci qua, finalmente tornati con una puntata della nostra rubrica. Mi mancavo, vero? Certo, come no. E volevo dirvi che oggi parleremo per la prima volta di fiction, ovvero oggi analizzeremo insieme La Vita Promessa, eccola qua, ovvero una delle fiction di adesso, della domenica di Rai 1, più importanti e più belle di sempre. La Vita Promessa è una miniserie di Rai 1 in onda ogni domenica sera su Rai 1 per 3 puntate. È la seconda stagione della fiction, ovvero La Vita Promessa, che è stata andata in onda nell'autunno del 2018, con un vero boom e record di ascolti, con oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori e il 26% di share, risultando la fiction più vista e più amata dell'autunno 2018. Ed è tornata per 3 domeniche da febbraio su Rai 1, riscontrando lo stesso successo di pubblico e di share. La Promessa narra la storia di Carmela, una donna fragile, normale, siciliana degli anni 30 dell'età contemporanea, che purtroppo scappa dal suo paesino della Sicilia perché è costretta, visto che un mafioso, ovvero Vincenzo Spanò, la perseguitava fin da quando era giovane. Purtroppo gli ammazza il marito e lei, con tutta la sua famiglia composta da 4 figli, ovvero Rocco, Michele, Antonio, credo, emigrano in America alla cerca di fortuna, alla cerca di una vita promessa, ovvero di una vita migliore per lei e per tutta la sua famiglia. Qui incontrano Mr. Ferri, ovvero il personaggio più bello, più emozionante, un vero signore degli anni 30, che gli aiuterà a emigrare in America, gli aiuterà col suo aiuto a trovare un posto di lavoro, a trovare una casa, e qui avvengono tutte le vicende della famiglia. Purtroppo Vincenzo Spanò, ovvero il mafioso che perseguitava Carmela, emigrò anche lui e andò nella mafia, purtroppo americana, del tempo. Andò anche lui in America, trovò Carmela e la perseguitò ancora, finché però Mr. Ferri, con l'aiuto di tutti i figli di Carmela, lo misero in carcere finalmente. Tutto sembrava finito così nella prima stagione, ma purtroppo non è stato così. E quindi adesso guardiamo insieme l'inizio della seconda stagione. Intanto devo dire che la sigla di questa fiction è stupenda, perché richiama proprio gli anni 30, gli anni di quegli anni, dell'America e dell'Italia soprattutto, con la canzone, quella Amapola, che per me è struggente, è bellissima. La sigla fa vedere i momenti più salienti di questa seconda stagione in onda su Rai 1. E come inizio devo dire che, insomma, troveremo tantissime novità per Carmela e tantissimi problemi affioreranno nella sua vita, purtroppo. In questa seconda stagione troviamo Carmela come una donna più vera, più realizzata. Inizia a guidare la macchina, inizia a parlare l'inglese. Purtroppo ha perso un figlio nella prima stagione tramite una lotta armata e un conflitto a fuoco, dove degli scioperanti delle fabbriche hanno protestato contro la mafia del tempo e purtroppo Michele ci è rimasto secco. Però nonostante questo lei continua ad andare avanti, continua ad andare avanti, continua a lavorare, ha aperto un suo ristorante italiano nella piccola Little Italy di New York e sta bene. Però purtroppo le manca una cosa, le manca l'amore. Lei ha perso il marito, come dicevo nella prima stagione, Vincenzo Spanò, il mafioso, gliel'ha ucciso. E lei si è sempre innamorata di Mr. Ferri, ovvero dell'uomo che l'ha aiutata, del suo più caro amico che l'ha aiutata in tutta la serie prima e anche in questa seconda stagione. Vedremo che tornerà finalmente dopo 7 anni, dove è emigrato anche lui nella Germania nazista del tempo e dovrà scappare perché avrà problemi di cuore e soprattutto
non ce la fa a vivere senza la sua adorata Carmela. Ragazzi, a commentare questa serie, però la voglio analizzare perché è veramente bellissima, cioè mi fa emozionare veramente tanto tutta la storia d'amore fra Carmela e Mr. Ferri, è veramente magica. E devo dire che adesso vi farò vedere come è proseguita la loro storia d'amore e purtroppo cosa è successo, e vediamolo insieme. Che dire, io ho da dire poco perché questa serie mi fa veramente emozionare. Io devo dire che Luisa Ranieri, nel suo ruolo di Carmela, di donna forte ma fragile allo stesso tempo, è meravigliosa. Ma vorrei qui fare un elogio al personaggio, oltre all'attore, ma anche al personaggio di Mr. Ferri. Ragazzi, Mr. Ferri credo sia uno dei personaggi più belli mai costruiti nelle ultime serie Rai degli ultimi anni. Nonostante la Rai faccia serie bellissime che io guardo sempre, però a Mr. Ferri gli sono legato in maniera particolare perché è un personaggio completo, è un personaggio bello, è un vero signore d'altri tempi. Lui, dal primo momento da cui ha conosciuto Carmela sul piroscafo mentre stava emigrando in America, l'ha sempre amata, le ha sempre voluto bene, ha sempre rispettato Carmela come donna, come amica e poi come amante, perché lui è sempre stato innamorato di lei dal primo momento, ma non gli si è mai posto davanti chiedendogli di amarlo a sua volta, sapendo benissimo che Carmela aveva un passato difficile. L'ha amata per tutti gli anni in cui è ambientata la nostra storia ed è un vero signore. Devo dire che la scelta di farlo morire così dalla sceneggiatura non la comprendo appieno perché avrei voluto vedere di più l'evoluzione della loro storia d'amore, del loro matrimonio, però a quanto pare Ricky Tognazzi ha voluto, non dico eliminarlo, però ha voluto togliere la figura di Mr. Ferri che ha dato tantissimo a questa serie. E vedremo che comunque Carmela rimarrà sempre nel suo cuore e in quello di tutti noi soprattutto. Infatti questo dualismo fra Mr. Ferri, il vero signore, un vero uomo, ecco, un vero uomo, e Vincenzo Spanò, il mafioso, che invece umilia, tortura e perseguita Carmela anche a livello, diciamo, fisico. Lui vuole soltanto avere Carmela come sua donna, come sua amante, e non come sua compagna di vita. Questo dualismo è purtroppo un tema importante della figura maschile e anche della nostra società contemporanea, ovvero di chi ama le donne e le rispetta e di chi le tratta soltanto come un oggetto. Questa serie è immensa ed imponente. Il set è stato ricostruito totalmente in Romania, è stata ricostruita la New York di quei tempi totalmente in Romania. La Rai ha fatto un grandissimo lavoro di costruzione del casting soprattutto, ma anche appunto della scenografia, perché è veramente meravigliosa. Sembra veramente di essere a New York degli anni 30. È meraviglioso, sceneggiatura meravigliosa, storia stupenda, emozionante, piena di pathos. Una serie assolutamente da guardare, o sempre come dico io, per capire e vedere qual è la bella televisione italiana e la televisione delle emozioni. Siamo arrivati ragazzi alla fine anche di questo video, di questa puntata. Vi ringrazio per la visione e per l'affetto che ci dimostrate ogni volta quando guardate i nostri video, le nostre rubriche, ne siamo veramente fieri. Vi invito a iscrivervi al nostro canale, a commentare il video e a iscrivervi anche sulle nostre pagine social di Instagram, TikTok e Facebook. E noi ragazzi ci vediamo con una prossima puntata prossimamente. Ciao ragazzi! E allora signori, buonasera!